sistema finanziario è nuovamente in crisi. Quattro banche fallite al momento, tre in America, una in Europa, Credit Suisse. Per quanto riguarda noi in Italia, il caso di Eurovita, compagnia assicurativa in gravi difficoltà. Quindi il settore finanziario nuovamente si trova sotto pressione e la domanda che tutti si fanno, anche se sta nella testa di molte persone e in pochi hanno il coraggio in qualche modo di esprimerla e ancora in meno hanno il coraggio di rispondere, è la seguente: siamo tornati nella situazione del 2008? Bene, ho letto e ho sentito nel corso di tutti questi giorni pochissime persone che si sono sbilanciate in un senso o nell'altro. Devo dire che la maggior parte delle persone che hanno in qualche modo commentato, cercato di tirare dei paragoni con quello che è successo nel 2008, ritiene che questa volta sia una cosa differente. Bene, mi spiace per tutti, ma non è così. Nel senso che, come scopriremo nel corso del video, cercherò in modo più semplice, chiaro e anche succinto possibile di spiegare, vediamo perché siamo esattamente nella stessa situazione del 2008, o meglio, vediamo perché la situazione che si è venuta a creare è esattamente figlia delle stesse cose che sono accadute nel 2008. C'è qualche piccola differenza, questo è vero, nel senso che innanzitutto forse l'esito potrà anche essere diverso perché alcune condizioni macroeconomiche di fondo sono leggermente diverse da quelle che c'erano quel tempo. Soprattutto quello che oggi è un punto molto, molto differente rispetto al periodo del 2008 è l'inflazione che in quel tempo era piuttosto contenuta, quasi inesistente, comunque era a livelli normali, mentre oggi abbiamo un'inflazione piuttosto alta, quindi questa sicuramente è una differenza rispetto al 2008, ma come diciamo spesso, come insegniamo nei nostri corsi, come insegniamo nel percorso Academy del Circolo degli Investitori, per poter comprendere i mercati bisogna andare a fondo non delle regole ma dei principi, bisogna impadronirsi e quindi leggere i mercati attraverso i principi che li governano e non attraverso regole e regolette o comunque formule più o meno fantasiose. Se noi andiamo a fondo e analizziamo i mercati attraverso la lettura dei mercati con i principi che fondano, su cui si fondano tutti i movimenti economici e finanziari, ecco che tutto diventa molto più chiaro, sia dal punto di vista della comprensione, quindi del capire in quale fase ci stiamo trovando e di conseguenza in quale modo andare ad operare per quanto riguarda i nostri risparmi, i nostri investimenti. E ovviamente questo ci aiuta anche, cosa da non sottovalutare, nel cercare di, non dico prevedere perché è impossibile prevedere delle cose, ma quantomeno saper cogliere dei segnali che in qualche modo potrebbero anticipare o comunque potrebbero portarci a vivere determinate situazioni. Molto bene, quindi dicevamo, siamo esattamente nella situazione del 2008. Sì, certo, questo perché? Perché sono cambiati i nomi, sono cambiati forse i punti macro di riferimento, ma la sostanza è rimasta esattamente la stessa. E cioè questa crisi, un momento di crisi che il settore finanziario sta vivendo, è chiaramente dettato da che cosa? Dall'innalzamento dei tassi di interesse. Questo perché? Perché come sappiamo, banche, istituzioni finanziarie, fondi hanno nei loro bilanci, al loro interno, a maggior ragione poi se pensiamo a fondi o assicurazioni che si occupano di previdenza, al loro interno hanno una grossissima componente di titoli obbligazionari, non solo, ma prevalentemente obbligazionari. Ora, a prescindere a seconda delle necessità che ogni istituto finanziario ha, quindi della composizione del portafoglio, i tassi al rialzo è chiaro che nuociono sia alle obbligazioni sia alle azioni in termini di perdita di valore e quindi di discesa dei prezzi. Quindi tutte queste istituzioni finanziarie che si sono trovate ad avere, che si trovano tuttora ad avere dei bilanci grandi quantità di questi titoli, sono in sofferenza perché con il rialzo dei tassi stanno perdendo un mare di soldi in conto capitale. E questo perché è successo? È successo perché abbiamo vissuto anni di politiche monetarie smodatamente ultra espansive, dove il denaro non costava più niente, dove il mercato è stato inondato di liquidità finta, peraltro, perché tutta moneta circolante in realtà non esistente, soltanto stimoli, sicuramente con il buon intento di far ripartire o comunque di dare un impulso a un'economia
un pochino stagnante, un pochino lenta, per carità, le intenzioni non sono state cattive, sta di fatto però che questo eccesso di liquidità che ci ha portati al paradosso di avere dei titoli di Stato, ad avere delle obbligazioni che avevano rendimento negativo, quindi si è creata sostanzialmente una bolla, esattamente come tutte le altre bolle, la bolla del Nasdaq del 2000, ve la ricordate, anche quella era una bolla, la bolla dei mutui subprime, eccoci qua, perché siamo nella stessa situazione del 2008? Perché anche in quel caso, seppur non a causa di politiche monetarie ultra espansive, comunque c'era un eccesso di liquidità derivante dal fatto che si concedevano, si regalavano di fatto soldi per comprare abitazioni anche a persone che non erano solventi, quindi si creava della ricchezza che in realtà non esisteva, quindi anche lì la bolla del mercato immobiliare. Quindi quando diciamo che la situazione di oggi è esattamente la stessa rispetto al 2008, per quanto in molti, o meglio, in molto pochi, quelli che hanno coraggio di prendere qualche posizione, in realtà dicono che non sia così, in realtà è proprio così, perché è proprio la creazione di una bolla che fa sì che poi ad un certo punto la bolla scoppi. E in tutti questi casi che ho citato, il punto di partenza, l'origine della bolla è l'eccesso di liquidità, l'eccesso di massa monetaria. In un caso, politica ultra espansiva delle banche centrali con denaro regalato, con titoli di Stato, obbligazioni con rendimenti negativi, ed è un assurdo, è un paradosso. Eravamo chiaramente in bolla con un mercato obbligazionario di quel genere. E dall'altra parte, facendo il paragone con il 2007-2008, liquidità in eccesso perché si regalavano soldi, si concedevano finanziamenti, che equivale a regalare soldi a chi non era in grado poi di restituire questi soldi per acquistare delle case, quindi abbiamo gonfiato il mercato immobiliare facendolo andare in bolla. Molto bene, detto questo, perché diventa pericoloso a questo punto? Perché potrebbero essere diversi gli esiti, cosa che chiaramente ci auguriamo, perché non è che sia divertente, ovviamente, leggere sui giornali un giorno sì e un giorno no che una banca sta per saltare per aria o un fondo pensione sta per saltare per aria. Potrebbe essere diverso l'epilogo e noi lo speriamo, nel senso che esiste la possibilità, e questo lo vediamo analizzando le curve dei rendimenti, analizzando la struttura termine, dei tassi di interesse, che forse qualcosa il vento sta un po' cambiando, nel senso che nonostante le banche centrali siano ancora per certi versi a livello di dati macro costrette a combattere un'inflazione che non sta scendendo più di tanto, a far fronte ad un'economia che non sta rallentando, pensiamo al mercato del lavoro in America, non sta rallentando in maniera consistente, quindi le banche centrali si trovano un po' malprese in questo momento perché da un lato tassi troppo alti stanno mettendo in seria difficoltà con dei rischi non trascurabili istituzioni finanziarie e fondi di vario genere, dall'altra però devono combattere un'inflazione ancora forte, quindi sono insomma presi tra due fuochi. Quindi in questo caso, come dicevo, l'epilogo potrebbe essere diverso dal 2007-2008 con quel crollo epocale a cui abbiamo assistito, perché se è vero, come dicevo prima, che in base alla lettura delle curve dei rendimenti, la struttura dei tassi di interesse e anche a livello grafico, come magari vediamo tra poco, se è vero che sta cambiando un po' il vento da questo punto di vista, questo significa che le banche centrali potrebbero valutare a questo punto di rallentare il ritmo dei rialzi, quindi essere un po' meno aggressivi, o addirittura sospendere, anche se temporaneamente, il rialzo dei tassi di interesse. Vedo molto poco probabile, come qualcuno già sta azzardando, barra sperando, che già ci possano essere dei tagli, perché comunque, come dicevo prima, la banca centrale, le banche centrali in questo momento sono pizzicate tra due fuochi, quindi se da un lato è vero che non possono certamente mettere a serio rischio tutta una catena di istituzioni finanziarie, di banche, di fondi, dall'altra parte però non possono far finta di niente su quello che è l'inflazione che ancora è un po' troppo alta e su un mercato, su un'economia che comunque non sta rallentando in realtà quanto si dovrebbe. Quindi non è facile certamente trovare la giusta misura, però se ci può stare in ottica di evitare danni grossi al sistema finanziario, d'altra parte non si possono ignorare i dati macro e quindi
se ci sta, se ci può stare, un rallentamento o anche uno stop temporaneo al rialzo dei tassi, da qui a dire che andiamo a tagliarli, beh, francamente, questa mi sembra al momento una boutade di cui tra l'altro non c'è nessuna evidenza a livello di curve sostanzialmente, perché ricordiamoci sempre che noi possiamo avere un'idea. Come dicevo prima, fare delle previsioni no, prevedere delle cose no, è impossibile, però possiamo farci un'idea e possiamo cercare di cogliere anche con un discreto anticipo una certa serie di andamenti, osservando le curve, soprattutto la struttura a termine dei tassi di interesse, dai quali poi possiamo anche ricavare tutte le curve dei tassi forward. Ebbene, quello che vediamo rispetto alla lettura di queste curve di qualche settimana fa, una leggera contrazione dei rendimenti, un leggero ridimensionamento sulle attese di quelle che saranno i tassi finali, intesi come tassi di fine ciclo dei rialzi. C'è stato chiaramente uno shift verso il basso, la curva continua ad essere invertita con le scadenze a breve termine che rendono molto di più delle scadenze a lungo termine. Come vedete dal grafico che vi sto facendo vedere, c'è questa bella cuspide, diciamo, nella parte proprio a breve termine e poi va a calare anche in maniera consistente e si porta a livelli di rendimento molto più bassi. La curva invertita, come tra l'altro sappiamo, è anche sintomo di un'economia che va in recessione fondamentalmente. Recessione che al momento ancora in realtà non si sta vedendo, quantomeno i dati macro che giungono non stanno ancora indicando veramente un forte rallentamento dell'economia. Ciò non toglie che tutto quello che è successo, quello che sta succedendo, è arrivato ad un punto, siamo arrivati ad un punto in cui le banche centrali devono per forza trovare un ragionevole e si spera anche efficace compromesso tra quello che è contemperare le due esigenze di non schiacciare con dei tassi troppo alti e quindi mettere a rischio di fallimento tutta una serie di banche e di fondi e dall'altra però non mollare la presa su quello che è un'inflazione ancora alta e un'economia che ancora non sta rallentando. Tutto questo per dire che mai come oggi siamo tornati a renderci veramente conto, a toccare con mano di quanto sia importante saper difendere prima di tutto i nostri risparmi e il nostro patrimonio. Quindi prima ancora di pensare a come creare dei grandi ritorni, come avere una remunerazione del capitale particolarmente elevata, la priorità di nuovo sta diventando quella della protezione per tutto quello che stiamo dicendo. E mai come oggi, visto che nel momento in cui la politica monetaria si appresta probabilmente a cambiare registro, chiaramente è vero da un lato che le borse ne beneficeranno, ma è altrettanto vero che l'asset class che ne beneficia di più è l'asset class principe, che è quella che è molto legata all'andamento dei tassi di interesse, è l'asset class delle obbligazioni, che tra l'altro sono l'unica asset class che riesce a soddisfare contemporaneamente tre finalità differenti, che sono quelle della protezione del capitale, della crescita del capitale e anche a fini previdenziali. Non è un caso che le assicurazioni o i fondi pensione che di questo si occupa hanno i bilanci, hanno i portafogli pieni zeppi di obbligazioni, che però sono in sofferenza in questo momento a causa del fatto che hanno comprato queste obbligazioni, non potevano farne a meno ovviamente, nei momenti in cui i rendimenti erano talmente bassi che i prezzi erano talmente alti e di conseguenza rendimenti bassi, prezzi molto alti, discesa delle quotazioni a causa dell'innalzamento dei tassi di interesse, perdita in conto capitale, senza contare che per andare a raccogliere rendimenti dove i rendimenti in realtà non c'erano, si è alzato il livello del rischio. Quindi probabilmente molti di questi portafogli hanno anche al loro interno delle obbligazioni, probabilmente anche sicuramente di carattere subordinato perpetuo, ma i fondi pensioni è giusto che abbiano queste cose anche se il rischio effettivamente è molto elevato, ma probabilmente ci sono anche dei titoli al loro interno che hanno un grado di rischiosità che oggi a questo livello di tassi è diventato quasi insostenibile.
sostenibile perché gli emittenti evidentemente cominciano a dare segni di cedimento. Quindi cosa vuol dire? Che è chiaro che se in bilancio io mi trovo all'interno del portafoglio con tutta una serie di titoli che rischiano di saltare per aria, è evidente che salto anch'io per aria quando quello è il mio core business. Quindi mai come oggi è importante comprendere, capire come muoversi in maniera autonoma sul mercato obbligazionario. Per cogliere innanzitutto quello che, se dovesse veramente manifestarsi questo cambio di strategia delle banche centrali, quindi cogliere il movimento importante che sui bond arriverà. Non solo, comunque, ricordiamoci sempre che ciclicamente si presentano sul mercato delle situazioni di crisi, tale per cui in un modo o nell'altro i nostri risparmi, i nostri investimenti rischiano di essere messi veramente a repentaglio. Dobbiamo imparare a difenderli, i nostri risparmi e a difendere i nostri capitali. Una cosa che diciamo spesso è che è un concetto per certi versi un po' controintuitivo, ad alcuni può anche risultare antipatico, però purtroppo, che piaccia o no, è la realtà dei fatti. Cioè noi oggi, almeno nel nostro settore, dove ogni giorno in qualche modo spunta fuori un esperto o comunque nasce un blog, leggiamo, sentiamo o vediamo anche delle scorrendo dei feed sui social di advertising, di pubblicità, di soggetti che promettono, propongono grandi ricchezze con tre clic, investi, investi, diventerai ricco, cioè tutti quanti si stanno preoccupando da sempre poi in realtà di farci diventare ricchi. Che è una cosa bella, per carità. Il problema è che nessuno ci sta insegnando o ci ha insegnato che per diventare ricchi, prima di tutto, non devo diventare povero. Se io non metto al sicuro i miei capitali, non riesco a gestire in maniera efficiente e non riesco a proteggere i miei capitali, se i capitali non li ho, diventare ricco diventa impossibile. E noi siamo molto focalizzati su questo punto. Il ciclo degli investitori fa un po', della crescita del capitale, ma anche soprattutto della difesa del capitale affinché possa crescere. Il ciclo degli investitori fa proprio un po' una nostra bandiera, è un nostro credo piuttosto forte, ma anche perché lo sperimentiamo quotidianamente in prima persona. Noi operiamo sui mercati da più di 20 anni e nel 2008 noi c'eravamo e in quel tempo le obbligazioni non le usavamo tanto, non eravamo neanche tanto capaci ad utilizzarle perché le utilizzavamo in maniera molto basilare, comprandole, portandole a scadenza per una parte del portafoglio, ma la nostra operatività era più chiaramente legata all'azionario e a strategie in opzioni. Ma nel 2008 ci siamo spaventati e non poco, perché lì abbiamo capito veramente che finché va tutto bene, ok, siamo tutti tranquilli e contenti, ma nel momento in cui qualcosa va storto, i rischi veramente superano di gran lunga le opportunità. E quindi dal 2008 abbiamo capito che le obbligazioni erano e sono sempre un porto sicuro, anche nei momenti di mercato più avversi e anche quando sembra che offrano poco rendimento. Che è vero, hanno offerto per lungo tempo poco rendimento, ma hanno comunque offerto sicurezza entro certi limiti. Chiaro che bisogna saperle valutare, chiaro che bisogna saperle scegliere. È evidente che non basta leggere qualche manuale, non basta sapere che ci sono dei rischi, ma o anche eventualmente conoscere questi rischi. Ho visto in questi giorni anche, ho letto articoli piuttosto che ho visto video dove si parla dei rischi dei mercati obbligazionari e se ne parla in maniera corretta, voglio dire. Il problema però è che poi bisogna anche saperli misurare questi rischi per poterli in qualche modo amministrare, perché è sicuramente giusto conoscere le tipologie di rischio che un'obbligazione porta con sé, ma se poi devo comprarli, devo metterli in portafoglio, ci devo lavorare, devo sapere come controllarli questi rischi, quindi misurarli prima e dopo in qualche modo gestirli. Quindi non è sufficiente quello. E, tra l'altro non è un caso, non è per niente un caso, anche se questa iniziativa è nata in tempi non sospetti, al 6 di aprile faremo un webinar, un workshop in realtà interattivo live, dove sarà possibile confrontarsi con noi, dove approfondiremo tutta una serie di questioni legate al mercato obbligazionario, perché questo è veramente il momento in cui chi ha interesse di imparare ad utilizzare bene questa asset class, chi vuole rivolgere la sua attenzione a questa asset class perché vuole comprenderne e capirle quelle che sono sia la versatilità sia le potenzialità, ecco che questo workshop che faremo il 6 di aprile e al quale è possibile iscriversi dal link che lascerò qui sotto in descrizione, verrà presentato anche il nostro percorso formativo
del circolo degli investitori Academy, incentrato proprio sull'operatività in obbligazioni. Noi abbiamo al momento due percorsi molto importanti, due percorsi formativi molto importanti all'interno del circolo degli investitori Academy. Uno che è il DNA dei mercati, come dicevo prima, per comprendere i mercati e per lavorare sui mercati in maniera professionale, anche se non siamo per forza dei professionisti, ma per lavorare con l'ottica, con l'approccio come i professionisti, dobbiamo evitare di scervellarci su regole o regolette, ma dobbiamo andare a fondo, dobbiamo andare ai principi che governano i mercati. E l'altro è Bond Mastery, proprio anche qua, da zero, partendo da zero, spieghiamo come si valutano le obbligazioni, i modelli con cui valutarli, insegniamo a costruire questi modelli, diamo tutta una serie di risorse dove già utilizzabili e già dove è già possibile fare pratica. Faremo delle classi live di esercitazione, faremo delle classi live operative, quindi è un percorso di crescita sul mercato obbligazionario che veramente ci porta dal livello zero a investire, a leggere, a investire sul mercato obbligazionario veramente come dei professionisti. Detto questo, ci saranno nel corso dei giorni, visto che il tema è particolarmente importante ed è anche particolarmente vasto, pubblicherò altri video in cui cercherò di mettere pian piano un pochino più a fuoco alcune delle cose che adesso in maniera molto sommaria vi ho presentato e quindi rimanete sintonizzati sul nostro canale. Non dimenticate anche le live quotidiane che ormai facciamo da diverso tempo alle 5 del pomeriggio, dove analizziamo gli aspetti più importanti e della giornata e comunque dei mercati in ottica di breve termine. E quindi vi do appuntamento al prossimo video. Vi ringrazio per aver seguito questa lunga chiacchierata, questo lungo ragionamento. E se siete interessati a partecipare al workshop live del 6 di aprile, iscrivetevi al link qui sotto in descrizione.